Ciao a tutti, io sono Elia, bentornati in questo nuovissimo video. Per farmi perdonare per il ritardo del video di giovedì, non scorso, 2 giovedì fa, e per l'assenza del video di giovedì scorso, ho deciso che questa settimana usciranno 3 video. Questo è il primo, il secondo sarà mercoledì, il terzo venerdì, tutti e 3 ovviamente alle 17. E partiamo subito oggi con questo video. Vi andrò ad elencare alcuni libri che non leggerò mai, i libri più famosi che non ho mai letto e che mai leggerò nella vita. Iniziamo con Twilight. Io non ho mai letto la serie di Twilight e mai ho intenzione di leggerla, almeno non per adesso. Ho davvero tantissimi altri libri da leggere, tante altre priorità che per il momento non leggerò Twilight. Ovviamente, se voi avete letto Twilight, fatemi sapere cosa ne pensate, perché dovrei leggerlo o perché non dovrei continuare a non avere intenzione di leggerlo, insomma. Poi, su questo devo fare un monologo, sul secondo, ossia Harry Potter and the Cursed Child. Ho iniziato a leggere questo libro, però l'ho abbandonato al primo capitolo, non ce l'ho fatta. Per me quello non è il mondo di Harry Potter, mi dispiace, ma non mi è piaciuto e non è Harry Potter per me, purtroppo, o per fortuna, non so come definirlo. Anche in questo caso, se voi l'avete letto e vi è piaciuto, fatemi sapere i pregi di questo libro, perché io almeno nel primo capitolo non ne ho trovati, non ho trovato pregi in questo libro. Forse sarà perché sono affezionata alla saga di Harry Potter, quella, diciamo, quello che è Harry Potter effettivamente, ma non riesco, non riesco, non sono riuscita a leggerlo e mai lo farò. Ce l'ho in PDF ancora, però rimane lì, finché c'è, vabbè, finché non lo leggo rimane. Poi, anche in questo caso, ho letto solo il primo libro, ossia della trilogia di Shattermi. Ho letto appunto solo Shattermi, mi è piaciuto Nii, 3 stelle. Però alla fine, in questo caso, avevo altre priorità. Questo non mi era piaciuto chissà cosa. Avevo certo la curiosità di sapere come andava a finire questa serie, questa trilogia di libri. Però andando a sbirciare sul web, avevo visto più recensioni negative che positive. Quindi mi sono fatta un po' scoraggiare. E quindi l'ho lasciato lì. È ancora lì. Non lo so se lo leggerò mai. Al momento, no, non ho intenzione di leggerlo. Chissà, forse in futuro, questo diciamo che è quello che ha un pochino più di possibilità rispetto ai primi due di essere letto, di essere continuato a leggere, però no, cioè per me adesso è un grandissimo no. Poi abbiamo After. Allora, After proprio non ne voglio sentire più parlare perché no. Allora, io avevo letto After anni fa su Wattpad, avevo iniziato a leggerlo per quello che capivo dell'inglese all'epoca, perché ovviamente io, essendo stata fan di One Direction, in particolare di Harry Styles, ho iniziato a leggere After, però non ci capivo una ceppa, ve l'ho lasciato perdere e quindi è rimasto là. Ho letto pochissimi capitoli e non capendo niente, appunto, ho dovuto lasciar perdere. Poi ovviamente io non pubblicando niente su Wattpad, cioè non avevo pubblicato proprio niente all'epoca su Wattpad, quindi ho deciso di chiudere il profilo, lasciarlo là, chi se l'avesse visto. Ho riaperto il mio profilo Wattpad solo a gennaio di quest'anno, ho iniziato a pubblicare qualcosa. Se volete vi lascio sia il link del video che ho fatto dedicato a Wattpad e vi lascio la mia storia in descrizione se volete leggerlo, ma non è niente che, cioè, le pazzità che si scrivono. E perché di solito io Wattpad non lo uso tantissimo, quindi ho constatato anche che tutte le storie che sono su Wattpad sono fanfiction, la maggior parte. Ovviamente ci sono anche storie serie, ho letto tantissime storie serie su Wattpad, ma la maggior parte sono cagate come fa le fanfiction, come After, perché effettivamente After nasce come una fanfiction su Harry, poi che abbia avuto successo, che si sia trasformato in un libro e anche in un film. Poi questo io non me lo spiego, effettivamente non me lo spiego come un libro come After possa essere diventato un successo. Però sono gusti delle ragazzine, ormai sono questi, che
che ci possiamo fare? Sono questi, quindi questi rimangono, ma io no. Cioè, After rimane fuori dalla mia comfort zone, rimane fuori, ma proprio oltre il confine. Cioè, proprio non lo leggerò mai, neanche ditemi perché dovrei leggere, perché tanto alla fine, cioè, io ho perso sempre i consigli, però poi faccio sempre di testa mia e After proprio non lo leggerò mai, quindi non sprecate neanche le parole per descrivermi After, perché no. Poi ovviamente forse sono stata anche un po' influenzata da Matteo Fumagalli, ma vabbè, scherzando, io mi diverto guardando i video di Matteo, soprattutto quelli su After, però effettivamente mi sono resa conto che After è trash da morire, che piace alle ragazzine di 12-13 anni, che ti posso dire? No. Poi non l'ho mai letto e non so se lo leggerò mai, forse no, i libri di Sara J. Maas, in particolare Throne of Glass e Acotar e tutte le trilogie, insomma, con quanti sono non lo so sinceramente. Comunque queste due serie di libri di Sara J. Maas non li ho mai letti. E al momento non ho intenzione di leggerli, diciamo, perché non lo so, mi sembra molto di, non so, non so neanche come definirlo. Però, siccome se ne parla tantissimo, forse tra tutti quelli che ho nominato, la J-Mass. Però, tra tutti quelli che ho nominato, la Mass forse ha un pochino più di speranze, perché effettivamente sta avendo anche questo tantissimo successo, come tutti gli altri libri che ho pronunciato fino adesso. Però che vi devo dire? Cioè, non lo so, non mi ispira. Non mi ispira tanto come ad altri. So che Emanuele di Neverending Story ne va pazzo, però io che vi devo dire? Forse perché sono esausta, mi sono rotta le balle di sentire sempre Sara J. Maas. Non lo so, forse sarà questo. Non lo so. In realtà, quando vado in libreria e guardo Acutar, mi viene un po' di quelle di me lo compro, voglio provare a leggerlo. Però poi c'è un'altra cosa che magari mi fa cambiare idea e dico: no, vabbè, lasciamo perdere. Allora, questi erano i libri che non ho intenzione di leggere. Ovviamente, da quelli che non leggerò mai, ma proprio mai, a quelli che in realtà, come quelli della Mass, forse un futuro, però in un futuro prossimo non si sa quando e come, perché forse li leggerò, in particolare Acotar, però al momento rimangono lì in libreria e i miei soldi rimangono nel portafoglio. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questi libri e del perché dovrei leggerli o del perché non dovrei leggerli, quindi mi metto l'anima in pace che non li leggerò. E iscriviti al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!